Batticuore a Miternina. Il gruppo scoppitano, pur decimato da infortuni e squalifiche, gioca una gara gagliarda e supera in rimonta il Termoli per 2-1 tra le muramiche del comunale di Scoppito. Vincenzino Angelone, che vara il 3-5-2 con Torbidone e Lucas Lennart di punta in luogo del suo canonico 4-3-3, deve fare a meno degli squalificati Gizzi, Dawid Lennart e Di Paolo, oltre che di Terriaca, infortunato. Mariani e Marco Tullio vanno in panchina, pur se acciaccati. Catalano schiera il suo Termoli con il 4-3-3, di rito è il riferimento offensivo, supportato da Santoro e Simonetti. Dopo una prima fase di studio con le due squadre che badano a non scoprirsi, è il Termoli che passa in vantaggio alla prima vera occasione da gol. Minuto 13, traversone da sinistra. Di rito abile a fare la sponda di testa, così liberando il mancino a incrociare di Santoro, che non lascia scampo a Gerosi, inutilmente proteso in tuffo. La rete dà coraggio al Termoli, che alza deciso il suo baricentro andando per due volte vicino al raddoppio. Dapprima è Di rito che gira a rete dalla corta distanza, ma trova Gerosi pronto ad alzare la sfera sopra la traversa. Poi un pregevole filtrante tra le linee libera Caprioli, che prende d'infilata la retroguardia scoppitana, si presenta tu per tu con Gerosi, che è però bravo a mantenere la posizione deviando con il piede. Il pericolo lo scampato sveglia la Miternina, che perviene al pareggio poco dopo la mezz'ora. Piazzato dai 18 metri sul punto di battuta va Carrato, che con il mancino disegna una parabola chirurgica che va ad insaccarsi nel 7 alla sinistra di Natali. Riequilibrato il parziale, i ragazzi di Angelone continuano a spingere e confezionano due nitide palle gol. 38esimo, Lucas Lennart propone per Rausa, percussione sulla sinistra, traversone a cercare Scordella, il quale però batte con il corpo all'indietro sparando alle stelle da ottima posizione. 6 minuti più tardi è invece decisivo il difensore termolese Sorianiello, che a due passi dalla porta toglie il pallone dalla disponibilità di Torbidone, ben imbeccato da Lucas Lennart. La ripresa comincia con la Miternina ancora protesa in avanti. Buon taglio di Scippola a cercare Lucas Lennart in posizione di centravanti, collo pieno del numero 9 scoppitano. Natali si oppone, la sfera arriva a Torbidone, che prova a rimettere al centro dell'area ma viene chiuso in angolo. Sugli sviluppi del corner, imperiosa elevazione del capitano Valente, che incorna a rete ma trova l'intervento decisivo dell'estremo difensore termolese. A metà frazione Angelone opera un doppio cambio, fuori di Ciccio e Scordella, dentro D'Alessandris e Mariani. La Miternina passa quindi al 4-3-3 con Mariani e Rausa, terzini e il tridente offensivo formato da D'Alessandris, Torbidone e Lucas Lennart. Nel finale i ritmi di gioco si abbassano sensibilmente. Entrambe le squadre provano a pungere, seppure con meno verve, ma il Termoli, che va vicino per due volte al gol del vantaggio. Da prima Di rito stoppa spalle alla porta, si gira, batte a rete ma trova la risposta con i piedi di Gerosi. Poi è Ciro Pozziello a sfiorare il gol con un colpo di testa che finisce largo per questione di centimetri. Quando il pari sembra risultato scritto, la Miternina getta il cuore oltre l'ostacolo e trova la rete della vittoria. Quarto dei 5 minuti di recupero, punizione di Carrato dalla sinistra, giocatori di casa che salgono a fare blocchi in area mettendo pressione agli avversari, e proprio nel tentativo di liberarsi per spazzare, il neo entrato Maiorano infila il suo portiere per il 2-1 a Miternina. Non c'è più tempo per giocare, triplice fischio finale e ragazzi giallorossi che vanno a prendersi i meritatissimi applausi per una vittoria di capitale importanza in ottica classifica e soprattutto morale del gruppo. Mister Angelone, 3 squalificati, 3 infortunati, vittoria 2-1 con il Termoli, all'ultimo istante su autogol, davvero la vittoria del cuore, la Miternina lotta su ogni pallone e ci crede fino alla fine. Sì, è stata una grande prestazione, una bella partita giocata con intensità tra due le squadre. Fino dopo il vantaggio loro siamo usciti un po' dalla gara, tanto che loro hanno creato delle situazioni pericolose dove potevano chiudere la partita, ma poi abbiamo ricollegato un po' la testa, come diciamo sempre tra di noi, e da allora siamo venuti fuori, abbiamo lottato tantissimo con il cuore, abbiamo dato tutto e alla fine abbiamo vinto all'ultimo minuto, ma credo meritatamente, in quanto a occasioni poi create durante l'arco dei 90 minuti. Perdere così fa male, ma adesso il Termoli da dove riparte in vista dei prossimi impegni? Ma credo che la prestazione sia stata senza dubbio positiva. Ho ritrovato questi ragazzi dopo 20 giorni, chiaramente il rammarico è tanto oggi, in questo momento, perché chiaramente perdere un punto oggi così fa veramente male.